Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft... <coughs> Pardon, scusate. Allora, in questo episodio andremo a finire mh, il eh, la fattoria. <ride> la stalla. Ecco, facciamo, facciamo che la chiamiamo stalla, se no poi è un casino. Eh, come avete visto mh, dalla piccola accelerazione iniziale, ho farmato giusto un po' di spruce wood. Mm, pochissimo. <ride> No, veramente, questo è, non è niente in confronto a quello che dovremmo fare più avanti con il legno. Quindi, diciamo che è un buon numero. Questi qui già ce li avevo dentro la cesta. Quindi, a posto, così eh, ho soltanto riempito di due le colonne eh, giusto per portarmi avanti. E ho aggiunto una colonna lì e una colonna lì. Che andremo a alzare di due: eh, uno, due, ok uno e due. Perfetto, e anche di là. Uh, vediamo se oggi ci riusciamo a portare qualche animale tipo pecore e mucche. Potremmo portare anche i maiali adesso che ci penso perché abbiamo trovato. Um, abbiamo trovato le, le, le carote, quindi è giusto così. Devo, 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 devo mettere il vetro. Devo mettere il vetro me ne ero dimenticato. Uh, dove ce l'ho il vetro? Di qua, vediamo se ce l'ho già pronto. Mm, dovrei averlo messo qui, è esatto. Però è poco, teoricamente: 4, 6, 8, 10, 14. No, no, è giusto, è giusto. Attenzione andiamo un po', vediamo se ho fatto bene i conti: 4, 6, 8, 10. 14. Ah, forse l'avevo già fatto. Cioè, preciso il vetro, perfetto. Se non era preciso! Cioè, se non l'ho fatto preciso, è stato un culo. <ride> eh, ho deciso di lasciarla così ampia perché va bene così: non eh, ci dobbiamo impazzire più di tanto. E quello che andremo a fare adesso sarà prendere un po' di, di slab. Adesso io qua ne ho un po' ma Molto probabilmente dovremmo craftarle. Ho rubato una crafting table dal magazzino Come vedete qui l'ho rubata eh, Poi ce la metterò a fine costruzione Per comodità Perché sennò devo fare avanti e indietro Avanti e indietro E non va bene Via l'arco Non ho un inventario, sì Perché ogni tanto mi scordo le cose dove le metto E andremo a riempire di slab Questa zona qui pa, pa, pam. Faremo tutto così adesso vole oh, adesso vi faccio vedere fino a dove così almeno se lo volete fare anche nel mondo che vi ho lasciato in descrizione ricordo che il mondo è aggiornato fino all'episodio 10 ogni 10 episodi ci sarà la mappa aggiornata quindi magari se lo volete fare anche voi per allenarvi a costruire potete farlo perché nell'episodio 10 il, la fattoria c'è cioè la stalla ecco chiamiamola stalla molto meglio Uh, ok fino a qui e dovremmo continuare per tutta la striscia lì tra l'altro io qua mi sono dimenticato di mettere la colonna lo faccio subito ok e niente credo che ve lo accelererò se avrò qualcosa da dirvi ve lo, ve lo dico ma è abbastanza semplice come costruzione Quindi andiamo a farlo immediatamente Ole. Ok, come potete vedere eh, l'abbiamo sistemato. Dovremmo avanzare invece qua di 1, 2, 3, 4, 5, 6. In totale sono 6, 5. Aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, perché questo qua teoricamente non si dovrebbe contare, quindi uh, di 5 andrà benissimo. 5, se arriviamo là per meglio, 5, 6 e 7, almeno così ce l'abbiamo bello preciso, come potete vedere viene una cosa di questo tipo e poi si unirà di qua in modo da formare un piccolo tetto, voilà, e qui appunto come vi dicevo nello scorso, nello scorso episodio ci metteremo casomai eh, o mh, i cavalli potremmo metterci se, ne se riusciamo a portarli perché vi ricordo che i cavalli stanno al di là del mare eh, a meno che non riusciamo a trovarli da quella parte difficilmente potremmo portarli di qua eh, quindi per il momento ci accontenteremo di questo dovremmo mettere delle fence qui eh, poi, poi ce le metto qui invece andrà messo lo spruce wood in questo modo poi ci faremo anche qui delle finestrelle. Anzi, le finestrelle ce le faccio subito perché tanto qui c'è il blocco centrale quindi ups, ups, ok, uno e due, facciamola di tre, così viene, viene il finestrone. Ah, teoricamente potremmo anche rompere qui e fare la finestra di due fatta bene, insomma, eh, perfetto eh, qui bisognerebbe riempire con gli slab lo faremo subito però prima fa fatemi fare la cosa speculare da questa parte devo togliere la terra in primis ok voilà eh, ok sto perdendo tante volte inventario perché mi confondo con i tasti quindi dicevamo 1 2 3 4 5 6 e 7 perfetto e stessa cosa di qua quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 e 15 mettiamo la colonna di spruce wood non lavorato perfetto e stessa cosa qui con il muro quindi ricoprire dobbiamo andare a dormire perché si sta facendo notte faccio subito Okay. Che bello avere il letto vicino, proprio una comodità assurda, ok, e qui, stessa cosa, facciamo il muro, voilà, e eh, rompiamo più o meno al centro e facciamo la finestra. Voilà, la facciamo sempre alta di 1, poi metteremo più avanti, metteremo il vetro devo cuocere 4 pezzi di vetro me lo devo ricordare e qui anche qui andranno le fence perfetto e teoricamente si potrebbe chiudere nel senso si potrebbe chiudere qui perché poi il tetto va um, eh, il tetto va fino a qui teoricamente adesso vi faccio vedere con gli slab il tetto è fino a qui quindi quei blocchi lì teoricamente avanzano Adesso vi faccio vedere come si delinea il tetto del, della fattoria che, giustamente, io l'ho fatta grande, ma teoricamente, queste qua sono le proporzioni, voilà, come blocchi decorativi per il tetto, ci andranno le scale, che sono il blocco più ideale per fare un tetto spiovente, come abbiamo potuto ben vedere da questa costruzione che è il magazzino, e dalla casa, e niente qui poi bisognerà coprire tutto quanto di o di slab. Per risparmiare qualche, blo per qua per risparmiare qualche blocco cosa che faccio? Oppure di blocchi normali. Ma vi consiglio uh, comunque gli slab, perché ne fai il doppio con uh, dei blocchi normali quindi, olè. quanti ne ho? Due stack, non bastano, devo farne altri. Ok, tre stack potrebbero non bastare, però però però. però Intanto um, andiamo avanti con la costruzione del tetto. Questo qui ve lo accelero perché è un tetto normalissimo. Bisogna solo riempire questa parte qui. E quindi. A dopo, keep on knocking but you can't come in. Keep on knocking but you can't But you can't come in. Keep a knocking, but you can't come in. Keep a knocking, but you can't come in. Come back tomorrow night. Come back tomorrow night. Ed eccoci qua, è stata. È stata lunga, quindi immagino pure la 5 minuti buoni ce li ho messi, forse anche 6. È stata una bella accelerazione anche per voi, è stata parecchio lunghetta, immagino, perché già accelerare 2 minuti di video te li riduce in 30 secondi, più o meno, quindi. Immagino un'accelerazione di 5-6 minuti, quanto può venire lunga. Comunque, ehm, ecco il risultato. Devo ancora finire il tetto, cioè dobbiamo ancora finire il tetto, la costruzione non è, non è ancora finita, ovviamente. E faremo appunto il tetto, come vi dicevo, eh, poc'anzi. A, a culo ci è entrata la farm, quindi... GG non era calcolato, se devo essere sincero. Quel piccolo blocchettino in più non era calcolato, però ci è entrata a culo. Quindi sono, sono soddisfatto così. Potremmo lasciarla anche in questo modo: eh, perché è abbastanza semplice. E va bene così, devo, devo fare una cosa: stavo pensando a due cose mentre acceleravo da dirvi: però, poi non l'ho dette perché, appunto, l'avrei avrei dette finita l'accelerazione. In primis, voglio decorare la farma di polli perché così troppa, con troppa. Uh, con troppo Stonebricks è troppo anonima la costruzione. E a me, sinceramente, non è che mi garba più di tanto. Um, potrei mettere. il, um, il legno qui. Per... Adesso non è che esce la gallina e mi fa lo scherzone. No, ok, potrei mettere del legno qui. Tanto qui non dovrebbe prendere fuoco niente perché la, oddio, perché la lava è di là, quindi è ok che c'è sempre il pericolo, però eh, dovremmo essere al sicuro. Uh, fatemi... Ok, mettere... Perché si mette storto? Che fastidio. Ok, okay mettiamolo così, perfetto. Potrei metterlo anche qua sopra, effettivamente. Eh, mo' qua, qua, sopra è un casino metterlo. Però, devo prendere un po' di terra, riprendere il blocco e fare così. Eh, qui ci devo rimettere la leva. Quindi, faccio subito. Vol'è. Perfetto. Ha cucinato il primo pollo. Wow. Non ha dato la piuma. Meglio. Non, tanto le piume, comunque saranno abbastanza, eh, io ve lo dico, qua potremmo pure mettere un po' di, di legno secondo me, un po' di legno in trasversale qui ci starebbe bene, eccolo qui, giusto per non rendere mh, troppo monotona la, la struttura, eh, un consiglio che vi do, se avete del legno, il legno decora tanto ragazzi, quindi usatelo tanto, lo spruce wood soprattutto ha un bel colore caldo. E con i Stone Bricks ci sta veramente veramente bene. Uh, qui potremmo lasciarlo così, giusto per decorazione. Magari quando avremo dei blocchi tipo Cracked Stone Bricks o cose del genere potremmo sostituirli. Fatemi giusto vedere come stanno messi i polli. Ah, li vorrei riprodurre ancora quindi fatemi prendere i semi. So che dovrei finire la costruzione, però è importante, era, era necessario. Era necessario. La struttura troppo anonima, non mi piaceva. Quindi erano delle migliorie da fare. Eccoci, salve. Accoppiatevi fra di voi. Quello lì, poverino, Forever Alone. Ok, adesso sono 4. Da 4 diventeranno 8 e così via. Oh, eccoci qua. No, da 4 diventeranno 6. Da 6 a 8. Perché di 2 in 2 poi si moltiplicheranno. Ok. Um, quello che andiamo a fare adesso sarà il soffitto, ok? Uh, okay. Fatemi posare, c'ho un po' di casino nell'inventario che voi non avete idea. Uh, Dovremmo aumentare di un blocco intero per fare il... Perché se io metto... Adesso se io metto... Ah no, c'entra perfetto, ok? Quindi andiamo a fare una cosa di questo tipo. No, 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 no. Non hai capito, metti di giusto, metti di giusto, bravo. Meno male. Ehm, devo fare altre, altre scale, devo fare altre scale. Voilà. No. <ride> perché faccio sempre queste gaffe? Oh, mi si è rotta l'ascia. Ok, meno male, ho una nuova, che l'avevo fatta prima di andare a scavare. Perfetto. Ovviamente il tetto lo fermeremo qui perché non possiamo distruggere la, la farm di polli per il tetto. Oddio, questo che c'entra, eh. Aspettate, fa vedere. Fatemi vedere che magari a culo c'entra pure il tetto. Eh sì, eh, c'entra pure il tetto a culo. A posto è tutta una struttura a culo, però mi piace perché è incastrata bene. Cioè l'ho messa in una posizione che sembra fatta apposta Ma vi giuro che non era calcolato Devo fare altre scale Questo non ve lo accelero Questo qua sarà tutto in diretta eh, eh, eh. Anche perché poi con l'accelerazione Non vengono i classici 21-22 minuti Quello che è l'episodio Io sto registrando da 23 minuti Però uh, per il momento va bene Così Ole. Poi c'è sempre quel blocco in più che mi fa cadere, mi dà un fastidio che voi non avete idea. Devo fare altre scale, Maremma, Buhaiola. Ok, aspetta che devo... Guarda, trasformo tutto il legno. Almeno così ce l'abbiamo pronto. Ok, 40 basteranno. Senti, me la porto con me questa, che se no fa avanti e indietro, avanti e indietro, mi rompo anche un po' i cojones ok perfetto guardate quanto sta avendo caruccia proprio proprio bella basta, no? sì. bastano si bastano basta ok perfetto adesso dovremmo salire sopra per finire appunto il tetto perché comunque qua fuori viene così ed è bello Oddio, ho perso il controllo del mouse, scusate, vi ho fatto, vi ho fatto vomitare. Eh, questi qua li potremmo togliere effettivamente, perché comunque l'ingresso non serve. Mm, non serve l'ingresso. Va bene così, questo qui è l'ingresso. Non c'è bisogno, bisogno di fare per forza una porta o un cancello. Questo qui è l'ingresso. Eh, qui andranno. Appunto, come vi ho detto prima andranno cavalli e lama. Casomai. Se vogliamo, se vogliamo farmare i lama. Non so a che scopo perché non so a cosa servono i lama, se devo essere sincero. perché li hanno aggiunti nella scorsa patch, ma non ci ho fatto caso, eh, dovremmo fare: dovremmo riempire di slab qui. Quindi accelerazione. E fine accelerazione perché mi sono accorto che a me manca il legno. Eh, quindi niente. Perché poi dovremmo fare una cosa di questo tipo, no? E continuare a farlo un pochino più spio spiovente ma. Eh, Però per solo, solo per una fila ci potrebbe stare. Aspetta. Però mi mancano i blocchi per fare... Eh, Aia che dolore. Mi mancano i blocchi per fare la... L'altra parte quindi dovrò farmare altro. Aspettate, vediamo se senza blocco. Così magari facendo proprio. Ah, non ho la cosa. Non ho il legno. Vabbè, comunque metteremo la colonna intera lì. Ho capito, perché ci sta. Cioè è, è, è più bello da vedere. Okay, quindi per il momento la togliamo. Poi prendiamo altro legno e ce lo mettiamo. Dovrò farmare altro Spruce Wood. Eh, quindi direi che lo farmerò off camera. L'episodio si può concludere qui. Adesso a me mi spiace chiudere, non finirla proprio completamente. Ma diciamo che è al 90% finita perché manca solo il tetto. Manca da mettere giusto il vetro ma è roba comunque poca. Dovremmo fare anche ehm, questa parte. Teoricamente va bene così, perché qua gli animali non possono scavalcare. Quindi, perfetto. Metteremo, adesso vi spiegherò. Cosa faremo nel prossimo episodio? Nel prossimo episodio finiremo questa qui eh, accelerata, magari ve la faccio vedere accelerata giusto per completismo. Poi ehm, incominceremo a portare qualche animale tipo delle mucche o delle pecore. In più mh, nel prossimo episodio faremo un, un progetto che eh, avevo appunto anticipato nei primi episodi, cioè le, le fornaci automatiche. Poiché ho preso abbastanza redstone mh, un bel po' di quarzo quindi comparator, repeater, eccetera, eccetera, bastano e avanzano, ho anche le stringhe perché grazie ai ranni siamo ben forniti, quindi nel prossimo episodio ci diamo proprio dentro con le costruzioni. Guarda che bella la struttura qui incastrata, sembra cioè, fighissimo, fighissimo, mi piace, mi piace. Ok, quindi diciamo che per adesso la struttura è completa al 90%, quindi vi ripeto, nel prossimo episodio la finiremo accelerata, almeno così ci portiamo avanti con il, con il lavoro. E niente, io vi ringrazio per essere passati, mi raccomando lasciate un commento se vi è piaciuta anche questa costruzione, quindi dai col supporto e noi ci vediamo nel prossimo episodio di Minecraft. Ciao a tutti!